Buonasera a tutti i telespettatori di Roma 1 e Ossia TV. Iniziamo parlando di sanità. Via libera della Regione Lazio al progetto di assistenza sull'autismo presentato dalla ASL RMD. Con la delibera di giunta regionale 634-2010 e la successiva determinazione, sempre del 2010, sul fondo per l'integrazione socio-sanitaria, i 30 bambini autistici di Ossia già inseriti nel percorso di assistenza avranno continuità di cura e saranno seguiti direttamente dall'azienda sanitaria grazie al finanziamento regionale di 360.000 euro per l'anno 2011. Lo ha comunicato il presidente della Commissione Politiche e Sociali della Regione Lazio, Maurizio Perazzolo. Alcuni genitori, però, contestualmente dei bambini appunto autistici, stanno alzando alcuni dubbi in merito appunto alla concretizzazione del progetto, poiché sembrerebbe che l'ASL non abbia ancora comunicato loro nulla di ufficiale. Vedremo come andrà avanti questa vicenda. Ci spostiamo a Fiumicino, dove questa mattina è stato arrestato Albino Prudentino, boss della Sacra Corona Unita. L'uomo è indagato per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico dello spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Il boss Prudentino è stato arrestato presso il Leonardo da Vinci, appunto l'aeroporto di Fiumicino, mentre appunto arrivava da Valona in Albania e poco dopo è stato naturalmente condotto in carcere, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre sul taglio dei pini di via Bertolotto, di cui vi abbiamo parlato ampiamente ieri, è intervenuta Anna Catalani, coordinatrice dei Verdi del 13° municipio, che ha sottolineato il totale abbandono del verde urbano in tutta la capitale. Il taglio dei pini effettuato in via Bertolotto denota poca sensibilità che le amministrazioni dedicano alle alberature del nostro territorio, ha spiegato la Catalani. Se un albero si ammala, viene tagliato e al suo posto resterà per sempre un moncone orribile, senza vita, che presto si trasformerà in un ricettacolo di immondizia. Per oggi è tutto da Ostia. Grazie, Lina Vuelo Studio.